Ascolta il racconto della tua guida virtuale. Benvenuti a Motta Montecorvino, piccolo comune del subappennino Dauno settentrionale, in Capitanata, nella parte nord-occidentale di Foggia, un territorio ricco di storia, con un grande patrimonio archeologico, artistico e naturalistico, tutto da valorizzare. Confina con i comuni di Pietra Montecorvino, Volturino e Voltura Lappula. Il centro urbano sorge sulla sommità di una collina, ad un'altitudine di 662 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Sambuco. Pur annoverandosi tra i paesi più piccoli di Puglia, Motta manifesta da tempo una certa vivacità. La cittadina inizia a sorgere nel XIV secolo, in seguito all'insediamento degli abitanti provenienti dall'ormai distrutta città di Montecorvino. Della città antica restano oggi parte di una torre quadrangolare in pietra, ribattezzata in tempi più recenti, per la sua forma curiosa, la sedia del diavolo. Fu ai principi del secolo XIII che la città medievale di Montecorvino, dopo anni di splendore e floridezza, incominciò a tramontare precipitosamente. In epoca successiva, sotto il re Roberto, detto il Savio, Montecorvino fu incamerata al dominio della corona e conobbe un lento e graduale decadimento, tanto che intorno al 1375 un gran numero di famiglie si stabilì sulla vicina collina, verso Ponente, dove sorse il casale di Motta. Ma il momento peggiore per Montecorvino fu quando scoppiarono ovunque nel regno di Napoli episodi violenti. Per la conquista del potere si formarono così due fazioni. I fautori degli Angioini proclamarono re Luigi II d'Angiò. Il partito di Durazzo elesse il giovane Ladislao. Montecorvino si schierò con il primo dei due, ma per sua sfortuna la lotta vide vincitore Ladislao. Montecorvino attraversò così nuovamente un duro periodo fatto di saccheggi e spoliazioni. E dopo la rovinosa campagna di Ladislao, alla fine del secolo XIV, il paese fu definitivamente abbandonato. I suoi abitanti si diressero in parte verso Pietra e Volturino e in parte verso la terra di Motta, che in questo periodo fu designata con la denominazione della città distrutta. Fu così che nacque Motta Montecorvino e divenne università, ovvero città a sé stante. La massiccia fortificazione, eretta per proteggere il borgo, risale al 1400. Nel corso dei secoli il paese si è espanso fino a raggiungere i confini odierni. Ti trovi nel cuore del paese, in Piazza della Libertà, dove è possibile ammirare la chiesa della Madonna dell'Arco, costruita dai cantieri di lavoro per disoccupati negli anni 70 del Novecento, in sostituzione delle due piccole cappelle presenti precedentemente. All'interno la chiesa è costituita da una navata unica ed è caratterizzata da una fitta presenza di archi, la cui simbologia rinvia alla Madonna a cui è stata dedicata. Accanto alla piazza si trova la villa, che ospita il monumento ai caduti in guerra, costituito da una donna che simboleggia l'Italia e da un soldato. Sulle due facciate marmoree sono incisi i nomi dei concittadini caduti nei due conflitti mondiali. La scoperta di Motta Con la tua guida virtuale, continua. continua.